Buongiorno a tutti e a tutte. Breve presentazione per farvi capire due cose sulla didattica a distanza. È una guida per gli studenti. Che cosa vi serve? Un contatto mail, ne parleremo tra poco, una postazione tecnologica, ne parleremo sempre tra poco, e la buona connessione a internet, ne parleremo sempre tra poco. Parliamo subito del contatto mail. Allora, va bene anche quello di un genitore, non è importante se non avete il vostro personale. La cosa importante è che voi possiate utilizzare questa mail del vostro genitore, quindi non mi dovrà rispondere il papà o la mamma dicendomi sono al lavoro, adesso non si può, ma dovrete avere la mail aperta da casa, quindi il vostro genitore che vi permette l'utilizzo della mail dovrà lasciarvela aperta con la password già inserita in modo che voi la possiate utilizzare come se fosse la vostra. E se non potete fare questa cosa, sappiate che potete partecipare anche tramite WhatsApp, Dropbox, registro elettronico, la mail in realtà non è affatto obbligatoria. A breve, appena la segreteria sarà riuscita a fare questa cosa tecnologica, riceverete una mail ufficiale dello studente, ma ne parleremo quando sarà il momento, non adesso. Perciò, oltre al contatto mail o WhatsApp o Dropbox o registro elettronico, vi serve una postazione tecnologica. Per postazione tecnologica intendo un computer a disposizione oppure un tablet oppure anche un cellulare. È chiaro che il computer è l'opzione più comoda di tutte, ma in realtà basta benissimo anche il vostro fantastico telefono o quello di un vostro genitore, fratello o sorella che ve lo ceda per un pochino. Ovviamente, ragazzi, cariche le batterie di queste tecnologie. Parliamo della postazione di lavoro. Dovete avere abbastanza spazio per gestire una lezione che prevederà l'utilizzo del computer e della vostra videocamera, quindi prendetevi lo spazio, decidete già come, dove appoggiarli, come orientare la videocamera, eccetera. E abbastanza spazio anche per scrivere, sottolineare, leggere, perché è una vera e propria lezione, quindi voi immaginate di essere a scuola. E immaginando di essere a scuola dovete avere già tutto il materiale pronto, non che a metà della lezione vi alzate per andare a prendere il libro che però è nell'altra stanza, prof, ho lasciato il quaderno in cucina, eccetera. Il materiale deve essere come a scuola già pronto e organizzato nella postazione di lavoro. Parliamo della connessione, deve essere libera, cosa intendo? Libera da altre tipologie di applicazioni, dispositivi, device, PlayStation, videogiochi, eccetera. Non la devono utilizzare in quel momento perché altrimenti vi si riduce tantissimo la qualità della connessione. Perciò, se avete qualcuno di tecnologico in casa, fategli disattivare aggiornamenti, eccetera, per quel momento. Altrimenti, basta accendere il computer un pochino in anticipo, così gli aggiornamenti li fanno mentre c'è la lezione in corso. Spegnete tutti i device che utilizzano la connessione o disattivate la wifi, quindi non so, altri tablet, PlayStation, altri cellulari. Se avete la connessione wifi o ADSL in casa, se sono collegati alla wifi, li dovete disconnettere per il tempo della lezione. Se invece sono collegati via cavo alla vostra linea telefonica, lì non c'è nessun problema perché sarà una linea telefonica senz'altro molto potente. Parliamo dell'illuminazione, deve essere buona, ma non perché io vi voglia vedere in faccia ben illuminati come delle star della TV, no, deve essere buona per i vostri materiali, perciò se potete usare la luce naturale, utilizzatela, che è la migliore. Altrimenti mettetevi una bella lampadina per illuminarvi, quaderno, libro, eccetera. Il silenzio attorno è fondamentale non solo per voi, come succede in classe, ma anche per noi altri che siamo insieme a fare lezione con voi. Perciò sceglietevi una stanza silenziosa o altrimenti, dovete utilizzare delle cuffie con microfono. Perché il microfono? Perché se dovete parlare e attorno a voi c'è confusione, noi sentiremo tutto quello che gli altri dicono. Perciò o avete quelle cuffie con annesso microfono incorporato, oppure dovete selezionare una stanza abbastanza silenziosa da poter utilizzare il microfono normalmente compreso nel vostro telefono, tablet e computer. Cosa dovete fare prima della lezione? Aspettatevi una mail dai vostri professori oppure qualche altro file di qualche tipo o qualche altra informazione ricevuta tramite WhatsApp, Dropbox, Drive, qualsiasi cosa. Ci sarà una mail contenente, guarda, queste sono le informazioni per partecipare alla lezione.
Segnatevi l'ora e il giorno della lezione, ragazzi, sui vostri diari. Vi ricordo che la miglior memorizzazione per il momento è ancora quella cartacea, quindi fatevi dei post-it, utilizzate il diario di scuola, organizzatevi una nuova agenda a muro, stampate un calendario, fate quello che volete, ma segnatevi l'ora e il giorno per poter partecipare, altrimenti sarà durissimo ricordarvele tutte. E organizzatevi la postazione tecnologica, magari fatevi aiutare dai vostri genitori, in un punto in cui non la dobbiate tutte le volte ripristinare. Se riuscite ad avere già un punto pronto per fare lezione, vi aiuterà a risparmiare tempo e spazio. Cosa dovete fare il giorno della lezione? Allora, in anticipo, preparate il materiale e la postazione di lavoro, ovviamente, non è che ci colleghiamo e dopo andiamo a cercare il materiale, deve essere tutto pronto come se fosse appena suonata la campanella a scuola. Dovete connettervi a internet e controllare l'email Dropbox, ne abbiamo già parlato, il modo in cui riceverete l'invito e cliccare sul contenuto della mail, perché nella mail o WhatsApp o Dropbox eccetera ci sarà il link per la chat, di la videochiamata, la chat di gruppo, insomma. Possibili problemi, vi lascio qua un elenco, mettete in pausa e leggete, e se avete bisogno di altre informazioni potete commentare qui sotto al video e io vi risponderò il prima possibile. Che app useremo? Useremo direi quasi tutti Google Meet, quindi c'è bisogno di installarla? Sì. C'è bisogno di installarla in anticipo? Anche no, perché quando vi arriva la mail cliccate su, il vostro computer, che è molto intelligente, capisce che non avete la app installata e quindi procede direttamente all'installazione. Come farete a connettervi alla riunione? Che la riunione sia in quel momento o anche una settimana dopo, ci sarà sempre un tasto partecipa alla riunione. Quindi quando sarà l'ora giusta, magari un pochetto in anticipo, cliccate proprio lì sul tasto partecipa alla riunione. E il vostro computer, tablet o cellulare in automatico vi manderà dentro una schermata dove si vedrà la vostra faccia, perché sarete ripresi dalla vostra videocamera se attiva, e vi dirà: chiedi di partecipare solamente se, solamente in alcuni casi, insomma, adesso non sto a dirvi, ma se vi compare chiedi di partecipare dovete cliccare il pulsante e aspettare che qualcuno vi autorizzi ad entrare. Questo per motivi di privacy, ovviamente. Io che sono docente devo confermare la partecipazione dei miei iscritti se non sono certa della loro identità. Se non funziona e non riesco con chi deve partecipare o dei problemi, sotto a partecipa alla riunione, tornando nella vostra mail che vi è arrivata, ci deve essere un indirizzo del tipo meetgoogle.com e uno slash con dei codici. Ecco, basta copiare e incollare quel indirizzo nel vostro browser internet, quindi aprite Chrome e fate copia e incolla dell'indirizzo in alto nella barra degli indirizzi. Sotto lasciate stare la riga che vedete, questa ha tutto questo numero di telefono e PIN, perché serve se ci dovessimo collegare in maniera d'emergenza proprio tramite cellulare, ma non lo faremo. Vi lascio anche il video tutorial di un'altra insegnante molto molto chiaro su come partecipare a una riunione su Google Meet. Basta che clicchiate sul link oppure scrivete su YouTube come partecipare a una riunione su Google Meet e cercate la presentazione, che comincia con questa immagine, e è un insegnante che ha già fatto questo lavoro ed è tutto molto chiaro e molto facile, quindi vi invito a guardarlo. Buona giornata a tutti!